Ma io credo che continui in maniera proficua questa collaborazione tra il Comune, l'ASIA, il soggetto attuatore delle dinamiche riguardano la pulizia della città e quindi anche i rifiuti connessi, e poi si è sviluppato anche un buon rapporto tra l'ASIA e i cittadini di Benevento, perché siamo in quote molto alte per quanto riguarda differenziata. Allora questa novità, questo inedito, che bisogna spiegare e rispiegare evidentemente soprattutto alle persone un po' più fragili, e insomma porta ad una quotazione ancora più elevata alla città di Benevento nel novero delle città protagoniste della lotta ai rifiuti, alla immondizia, tutto ciò che insomma è di nefasto che c'è all'interno delle città. Sono soddisfatto di quello che fa Madro, i dirigenti tutti che sono qua, l'ultimo laboratorio, quello che vedete per strada, quello più umile, quello più paziente e quello che si piega le ginocchia per davvero insomma nella quotidianità. Quindi faccio sempre, non fatica, ma vengo molto volentieri, queste sono manifestazioni, quelle che l'ASIA promuove quasi ogni mese ormai, insomma, a livello locale e a livello nazionale. Abbiamo questo percorso di avvicinamento sempre più al cittadino con la presentazione della Mia ASIA, che è un'app scaricabile sul cellulare insomma, dei cittadini beneventani, e dove saranno appunto evidenziati insomma, una serie di servizi offerti all'ASIA, che vanno dal calendario della raccolta porta a porta al piano dello spazzamento, alla gestione della raccolta nelle contrade, quindi negli ecopunti, fino al ritiro degli ingombranti, quindi col calendario, con una prenotazione per il ritiro degli stessi. Poi ci saranno una serie di news, una serie di informazioni, ed è poi un'app che sarà via via insomma sempre incrementabile, sempre in più nel corso del tempo, e quindi ci avviciniamo sempre più ai cittadini, cerchiamo di rendere più fruibile agli stessi quelli che sono i servizi offerti dalla società. Per quanto riguarda appunto la raccolta differenziata, quali sono le statistiche, com'è l'andamento? Ma l'andamento è, vabbè, il superamento al 65, siamo al 66% di percentuale di raccolta, 66 e passa, insomma siamo primo capoluogo campano in regione quanto alla raccolta differenziata, quindi la performance è buona. Chiaramente per poterla migliorare abbiamo bisogno di migliorare soprattutto nelle contrade, dobbiamo combattere questo fenomeno degli sversamenti un po' abusivi che ci vanificano la raccolta, la fanno abbassare, quindi dobbiamo combatterla. Quindi il prossimo step sarà quello del miglioramento del servizio offerto nelle contrade e negli ecopunti, che saranno sempre più controllati e videosorvegliati dall'azienda. Adesso i cittadini hanno anche modo e possibilità di interagire con ASIA attraverso l'app, scaricabile da tutti i sistemi sia Android che iOS, ed è un modo anche veloce, smart, di poter avere rapporti con la società. Nell'app abbiamo praticamente descritto e messo tutto il core business dell'azienda, quindi tutti i nostri servizi, il calendario di raccolta differenziata, i tipi di rifiuti, abbiamo messo anche l'itinerario con il calendario di spazzamento. Ovviamente è un'app migliorabile, dove cercheremo di mettere sempre di più i nostri servizi.